Attenzione! Ho deciso di ricaricare questa vecchia griffata sul canale perché mi dispiaceva buttarla via e perché, lo ammetto, la mia pigrizia mi impedisce di griffare come un tempo. Tutto quello che vedrete ora è frutto di un diverbio nato con un admin che ha minacciato legalmente i griffer italiani. Essendo stata la minaccia piuttosto seria e diretta a persone specifiche, avevo deciso di eliminare il video, ora lo riproporrò con le dovute censure per evitare problemi. Invito chi conosce la questione a non rivelare i nomi delle persone coinvolte. Nel caso ciò accadesse, provvederò personalmente a rimuovere tali dati e a bannare chi di dovere. To guarda. Armatura di diamante in vetrina. Mia. Ma quanto ben di Dio. Grazie mille per fornirci questi server griffabili. Grazie. Ma davvero ABC? Qualcuno sta addossando il forum dei griffers italiani, Griffing Italia, e credo proprio che siano i gestori di questo a darci questo casino. Cosa vuoi dargli? Un premio pure? Ma figurati, era una battuta rago. Ovviamente siamo qui per fargliela pagare. Però bisogna proprio ringraziarli per fornirci questi vanelloni griffabilissimi. Non c'è nemmeno una protezione. Guarda come brucia bene il fuoco, cazzo piove. Aspe, non ci credo. Questa casa è all'asciutto. In mezzo a nulla, come la provvidenziale nudola di Fantozzi, ma al contrario. ABC. C'è una news. Dimmi rago. Non è stato a addossare il nostro forum. Ho parlato via Skype con il loro admin e questi mi ha provato che l'account che si chiama su forum free, che ha fatto chiudere Griffitol, era un fake. Era stato lui a chiedere a forum free di prendere provvedimenti contro questo fake, ma a suo dire i gestori del sito sono intervenuti senza interpellarlo e facendo tutto di testa loro. Ci ha anche offerto assistenza contro il DDoS, si è iscritto da noi apprezzando il nostro forum, e mi ha detto che non gli frega nulla se griffiamo i suoi server. Ma che cazzo? Quindi tutto il macello che abbiamo mosso per fare questa griffata è inutile. Solo te la può dare a bere una storiella simile. Non è un po' sospetto che il DDoS si è fermato solo dopo che tu hai fatto la denuncia alla postale? E non è altrettanto sospetto che sia venuto a trovarci proprio subito dopo la fine del casino, con tono pacifico? Non è che si è solo un po' cagato in mano? Ma non credo proprio, ABC. A sentirlo in chat non mi è proprio sembrato. In ogni caso ci ha detto che possiamo tranquillamente griffare i suoi server e che la guida che abbiamo riscritto sul forum possiamo tenerla lì. Noi non mancheremo a questo banchetto. Vero? E me lo chiedi pure. Certo che non mancheremo. Se non è stato davvero lui, sarà molto divertente vedere la reazione dei suoi clienti. Se è stato lui invece, abbiamo vinto. In ogni caso ci va bene. Da notare inoltre che non abbiamo usato l'account dell'admin per opparci, tanto in poco tempo ci siamo fatti di tutto rubacchiando in giro. Questo server era cracked e senza plugin di login. Come vedi, caro il mio trollino, griffare con la guida scritta non significa necessariamente commettere il reato di furto d'identità come da te dichiarato. La guida in questione su come trovare server la trovate sul nostro forum seguendo il link in descrizione a questo video. Questa guida in realtà vale per tutti gli host, non solo. Cazzo! Cazzo! No. Ragazzi, ma dove l'avete trovata tutta questa TNT? Sono vivo per miracolo, rimortacci vostri. L'abbiamo rubata in giro, come hai fatto tu con l'armatura e il resto. Ragazzi, se volete griffare dei vanilla, facili facili, la guida da seguire la trovate sul nostro forum. Griffingitalia.it. Scusate se non ho messo le shaders questa volta, ma il server era 1.8 e pensavamo di doverlo griffare abbastanza in fretta per provare a fermare il DOS. ABC brutto nabo. Hai griffato a server vuoto. Tranquillo caro bimbo minchia rosicone. La prossima griffata sarà tutt'altra storia, stavolta come già detto eravamo di fretta. Arrivederci alla prossima.